Consiglieri no. No. Ciao. Una, due, tre, quattro, sette, otto, nove, dieci, siamo in dieci. No, Toriani manca, forse. No. Toriani? Ciao, ciao Tiziano. Ah, non c'è. Ah, non c'è. Domanda, domanda brutale. Gli ultimi del giorno, cioè l'elenco della, della... Sì. Io ricordo che le emozioni vanno prima dell'ordine del giorno. Ah, okay. Sì. E poi le emozioni che hanno lo stesso coso vanno messe insieme. Sì, sì. Proprio la voglia di votare la... Lo proponi tu subito? O sì, sì. Lo proponi tu? Sì, lo no, il fatto che si inverta è quello da regolamento. E infatti come regolamento che... Okay, no. Bisogna sì, votare. Sì. No. Non va a votare. No, ci sono quelle cose. Sì, va bene. Iniziamo? Sì, no, ci siamo, ci siamo. Ah, sì. Devo comprare di campanello, presidente? No, non c'è. Ecco, è arrivata la... La Marina è arrivata. Questa me la ricordavo Biomina. Sì, sì. Ecco, le due erano un po'... Buonasera a tutti, diamo inizio... ai lavori del Consiglio Comunale, ringrazio il pubblico presente, chiedo al segretario di fare l'appello. Sì, buonasera, procediamo con l'appello. Maldini, Giammello, Ballabio, Brunatti, Bernardi, Beger, Toriani, assente. Santucci, Golzi, presente. Buldo, presente. Portella, Aliprandi, che assente, Marini, Cavestri, presente. Elisa Bove, presente. Non c'è, Giuseppe Bove, non c'è, Ramponi, presente. Quindi 13 consiglieri. Gli assessori, Valsecchi, presente. Galtieri, Banfi, Zucchelli, Frangipane, anche gli assessori, tutti presenti. Grazie segretario. Allora iniziamo, così come abbiamo fatto negli ultimi consigli, ricordando le vittime delle guerre, in modo particolare quella vicino a noi. Ma anche questa sera si è aggiunta un'altra, purtroppo, un altro... situazione, le vittime dell'isola di Ischia, che questa sera appunto vogliamo ricordare con un minuto di silenzio. Grazie, grazie a tutti. Scusatori, facciamo da Milano. No, facciamo lavoro.
prima faccio un Ok, adesso mi sentono. Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Questa è un po' una serata speciale. Abbiamo il piacere di ospitare due eccellenze novatesi, due donne in questo caso. Stiamo parlando di Fabiana Piccardi e di Paola Bertassi, che stasera vogliamo premiare con un attestato della città per le loro competenze, per la loro presenza nella nostra città, per la loro professionalità. Non so se avete già avuto modo di ricevere l'informatore municipale e se avete già potuto leggere dell'eccellenza di Fabiana Piccardi, una novatese tra i migliori neolaureati d'Italia nel 2022. Fabiana, classe 1998, si è laureata in giurisprudenza nel maggio di quest'anno ed è stata selezionata tra i 1000 neolaureati più meritevoli del nostro paese dalla Fondazione Italia USA, un riconoscimento di prestigio maturato a conclusione di un percorso universitario portato a termine con il massimo dei voti e con un anno di anticipo, formazione che ha rappresentato la tappa finale di un cammino iniziato alle scuole elementari di Via Brodolini e proseguito alla scuola media Orio Vergani, prima di approdare al Liceo Classico Beccaria di Milano. Questa eccellenza tutta novatese ha vissuto un momento di riconoscimento formale nel pomeriggio dello scorso 12 settembre, quando ha partecipato alla cerimonia di consegna del premio America Giovani per il talento universitario nella cornice della sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Un premio al merito che concretamente è costituito da una borsa di studio a totale copertura dei costi per un master di primo livello. Il percorso universitario di Fabiana e il suo impegno profuso negli studi, unito a tanta passione, costituisce sicuramente un motivo di orgoglio per tutta la città e mette in luce uno dei volti più belli delle potenzialità delle nuove generazioni, oltre che rappresentare per tanti ragazzi e ragazze un esempio importante. Un orgoglio, quello novatese, che stasera noi vogliamo premiare con un attestato. Ecco, se vuoi venire qui, Fabiana. Vorrei leggervi anche la dedica che abbiamo pensato per Fabiana. Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. Loro sanno cosa volete diventare realmente. Tutto il resto è secondario. Steve Jobs. E questo credo che sia il massimo che potevamo dedicare. Questo è, ecco, adesso magari vengo davanti, se ti fermi un attimo qua, questo lo tieni e poi, ecco. E intanto parlo di Paola. Paola Bertassi, non c'è nulla di scritto, ma sappiamo tutto quello che fa Paola, quello che ha fatto Paola per la nostra città. Quest'anno ricorre il 25esimo di fondazione della scuola Città di Novate Milanese, la scuola di musica che ospita più di 500
un po' meno, quasi 500, diciamo, ecco, 400, diciamo che dobbiamo ancora arrivare al record assoluto di 500 ragazzi, ragazze, bambini, adulti, musicisti e chi più ne ha più ne metta a disposizione della città, a disposizione della musica, con la sua professionalità, partendo 25 anni fa, adesso si trova con questo bell'esempio, con questa realtà che tutti ci invidiano e che abbiamo solo noi però. Paola, se vuoi venire. Devo dire che mentre Fabiana sapeva di venire qui stasera, per Paola è stata una sorpresa. Volevamo che fosse un po' una sorpresa perché l'abbiamo deciso così. Abbiamo detto a Paola facciamo questa sorpresa, non so se hai lumato o ti aspettavi questa cosa, però noi l'amministrazione, la giunta, il consiglio comunale deve tanto a quella tua intuizione e alla tua professionalità, alla passione con cui ti sei dedicata a questa scuola. E anche per te abbiamo pensato a una frase che spero ti faccia piacere. Dove le parole falliscono, parla la musica. Hans Christian Andersen. A Paola Bertassi e alla Scuola di Musica Città di Novate Milanese per l'impegno di questi 25 anni che ha toccato le corde più belle dei nostri cuori. Adesso vengo lì così mi faccio una foto con voi. Grazie a voi. Proseguiamo i lavori del Consiglio, c'è da nominare gli scrutatori, per la maggioranza, per la minoranza, Ramponi. Grazie. E prima di iniziare c'è la lettura dell'articolo della Costituzione che questa sera si è impegnata la consigliera Portella Ivana a leggerlo. Prego. Schiaccia. Buonasera a tutti. Ho scelto l'articolo 37 che recita così. Anzi, mi scuso in anticipo perché mi sono resa conto adesso che l'ho visto stampato che mi sono un pochino dilungata, spero di non annoiarvi troppo. Allora, l'articolo 37 recita: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. I padri costituenti allora ritennero necessario questo articolo, in quanto la situazione del lavoro femminile era senza dubbio molto peggiore rispetto ad oggi. Infatti, d'altro canto, potrebbe sembrare anacronistica
l'affermazione contenuta nell'articolo stesso, secondo cui le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, quasi a ritenere che il suo ruolo all'interno della casa abbia un peso superiore rispetto a quello dell'uomo. Non dimentichiamo però che solo qualche anno prima l'infedeltà della donna era punita più severamente rispetto a quella del marito, proprio perché si riteneva che ad essa fosse attribuita per natura una funzione unificatrice del focolare domestico, che invece l'uomo non avrebbe avuto. Tuttavia la preoccupazione dei nostri costituenti ha ragion d'essere tuttora, visto gli sconfortanti dati sul lavoro, sul divario retributivo di genere. Dai rapporti internazionali emerge infatti che l'Italia rimane tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea in tema di discriminazione di genere. In particolar modo a livello dirigenziale le disparità si fanno più evidenti. Lo stesso accesso a tali qualifiche viene di fatto limitato alle donne, vuoi perché queste vengono ancora ritenute incapaci di coniugare la vita familiare con quella lavorativa, vuoi perché le madri, timorose di non poter dedicare alla casa e ai figli le giuste cure, preferiscono sacrificare sull'altare dell'unità domestica le proprie ambizioni lavorative. Recente testimonianza di quanto ancora vada presidiato questo contesto e quanto accaduto in occasione della nuova missione spaziale dell'astronauta milanese Samantha Cristoforetti, ribattezzata con affetto Astro Samantha. Astro Samantha, con un curriculum che farebbe impallidire chiunque, andrebbe ringraziata ogni giorno, citata e raccontata nelle aule scolastiche per il lustro che regala al nostro paese. Astro Samantha colleziona un record dopo l'altro, facendo volare in alto, letteralmente, il tricolore insieme al nostro orgoglio. Da pochi giorni è ufficialmente al comando della Stazione Spaziale Internazionale ed è la prima donna europea a ricoprire il prestigioso ruolo di comandante. Insomma, una donna in tutto e per tutto straordinaria. Eppure, in occasione della partenza per la sua seconda missione nello spazio, si è scatenata sui social una polemica assurda di chi ha criticato il fatto che debba lasciare per 6 mesi i suoi 2 figli di 6 e 1 anni. Ultima vergogna, le aspre critiche per il video con i capelli disordinati e non legati, riassumibili tutte con la chiosa perfetta: una donna non dovrebbe presentarsi così. Ci piace spesso dirci che siamo un grande paese e indubbiamente, guardando a cosa accade nel mondo, possiamo continuare a crederci, ma ciò non deve indurci all'autocompiacimento o alla rassegnazione. Bisogna, si deve, anche a beneficio delle popolazioni di altri paesi che ci osservano e che possono trarre coraggio e ispirazione da noi italiani, continuare a monitorare lo stato dei diritti delle donne lavoratrici e segnalare ogni volta che qualcuno fraudolentemente prova a minare il campo. Grazie. Grazie, consigliera Portella. Dobbiamo, l'ordine del giorno del Consiglio deve essere modificato perché il primo punto è un ordine del giorno che in base al regolamento del Consiglio Comunale deve essere trattato dopo la presentazione delle mozioni, per cui iniziamo con le mozioni. Ecco, prima di passare al primo punto devo fare una comunicazione. E prelevamento di fondo di riserva. Con la presente si comunica che, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legge 267 del 2000 e dell'articolo 52 del vigente regolamento di contabilità, la giunta comunale, con deliberazione numero 173 del 18 ottobre 2022, ha approvato il quarto prelevamento del fondo di riserva per l'esercizio 2022 per euro 13.320. Con successiva deliberazione numero 167 del 3 novembre 2022, la Giunta Comunale ha approvato il quinto prelevamento del fondo di riserva per l'esercizio 2022 per euro 3.806,40. A seguito di tali variazioni, il fondo di riserva si attesta a euro 22.704,25. Allora, il primo punto è la mozione, ai sensi dell'articolo 20,5 del regolamento del Consiglio Comunale, proposta dal gruppo consigliare Lega Lombarda Salvini ad oggetto,
sospensione delle nuove restrizioni entrate in vigore nell'area B nel comune di Milano e richiesta di interventi. Prego, consigliere Cavestri. Devi schiacciare una volta sola. No, non è acceso, schiaccia. Non va. Ecco. Prego. Ok. Funziona? Sì. Grazie, buonasera. Leggo la mozione presentata dal gruppo Lega Salvini Premier. Mozione. Sospensione delle nuove restrizioni entrate in vigore nell'area D nel comune di Milano e richiesta di interventi. Premesso che a partire dal 1 ottobre 2022 sono in vigore nuovi divieti alla circolazione all'interno di area B e area C nel comune di Milano, ossia una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli commerciali con lunghezza superiore ai 12 metri. Che le nuove limitazioni interesseranno anche i veicoli diesel Euro 5, nonché veicoli a benzina Euro 2, con l'eccezione dei veicoli coinvolti nel progetto integrato Move in area B, certamente non sufficiente a compensare le suddette limitazioni. Considerato che le suddette limitazioni porteranno gravi conseguenze sui cittadini e sui lavoratori dell'area metropolitana di Milano, dal momento che proprio in questo periodo di gravissima crisi economica l'obbligare i milanesi e chi quotidianamente si reca a Milano per lavoro a cambiare la propria autovettura appare oltremodo penalizzante, oltre che discriminatorio in base al reddito. In pratica potrà circolare solamente chi può sostenere economicamente l'acquisto di un'automobile nuova. Che le misure non risultano risolutive delle problematiche ambientali. Si pensi ad esempio all'inquinamento prodotto da impianti di riscaldamento obsoleti in funzione in immobili di proprietà comunale e si limitano, anzi, a spostare il problema dell'inquinamento sui comuni della prima cintura dell'area metropolitana come Novate Milanese. Che il sindaco di Milano, essendo anche sindaco della città metropolitana, ha il dovere di valutare le conseguenze del proprio operato guardando ad un ambito più esteso e non limitandosi ai confini della sola città di Milano. Che tale decisione è stata assunta senza diminuire il costo del trasporto pubblico locale di Milano, per il quale è anzi già stato proposto un aumento, sempre dal Comune di Milano, benché una logica di buonsenso indicherebbe di accompagnare il divieto di utilizzo di determinati veicoli privati con incentivi economici per favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici. Che il provvedimento penalizza anche le migliaia di commercianti e di piccole e medie imprese che per continuare a lavorare saranno costrette a rinnovare il parco automezzi in un momento in cui già grava su di loro il peso degli aumenti dell'energia e delle materie prime. Che il disagio più grave si abbatterà sui comuni della prima cintura dell'area metropolitana, dal momento che i pendolari che non dispongono di un veicolo in linea con il provvedimento deciso al Comune di Milano saranno costretti a usare le aree di questi comuni come autorimesse. Che pertanto su Novate Milanese, per citare solamente alcune delle conseguenze indotte dalle misure introdotte dal Comune di Milano, graverà il peso di ulteriore aumento di traffico automobilistico, di aumento di inquinamento da polveri sottili, di occupazione delle strade e carenza di parcheggi. Visto altresì che proprio nella nostra zona, sempre a partire dal 1 ottobre 2022, il Comune di Milano ha disposto la chiusura della storica tranvia Milano-Limbiate, che collega con un percorso di circa 12 km Mombello di Limbiate al capolinea MM3 Milano-Comasina, dal momento che la graduale riduzione della manutenzione ha finito con il mettere a rischio la sicurezza dell'esercizio, costringendo pertanto l'ente per la sicurezza dei trasporti del Ministero a chiedere al Comune di Milano la chiusura del servizio. Che le vicende che hanno portato alla chiusura della tranvia sono in netta controtendenza
con l'impegno verso la transizione ecologica, tanto che si può dire che in ogni grande città d'Europa 12 chilometri di binari in piena area urbana e metropolitana sarebbero pienamente valorizzati, al contrario di quanto avviene nell'area metropolitana di Milano, che anzi sostituisce con il bus di linea su strada, che a loro volta contribuiscono ad aumentare e peggiorare la situazione del traffico. Che la tranvia trasportava ogni giorno oltre 3.000 pendolari e del servizio con bus di linea non sufficiente porta anche ulteriore aumento del traffico privato, con conseguente inquinamento sempre maggiore nella nostra zona e nel territorio del nostro comune di Novate Milanese. Che nei giorni scorsi, sulle forti pressioni dei comuni interessati dalla tratta, il Comune di Milano ha aperto alla possibilità di riformulare il progetto di manutenzione straordinaria per la riattivazione della tranvia. Che la Regione Lombardia ha chiesto da tempo l'apertura di un tavolo tecnico con il Comune di Milano e tutti gli enti e parti interessate. Tutto ciò premesso, considerato e visto, il Consiglio Comunale di Novate Milanese impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a far pressioni presso il Sindaco della Città Metropolitana di Milano affinché provveda a sospendere le nuove restrizioni entrate in vigore nell'area B, aprendo immediatamente un confronto con i comuni della città dell'area metropolitana, ad individuare parcheggi di interscambio per i pendolari al fine di non gravare esclusivamente sui territori dei comuni limitrofi come Novate Milanese, ad applicare tariffe agevolate per lavoratori, studenti e cittadini che hanno necessità di recarsi in determinate zone della città di Milano al fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, ad accelerare, anche tramite il confronto con i comuni più direttamente interessati, il progetto di manutenzione straordinaria per la riattivazione il prima possibile in condizioni di sicurezza della tranvia Milano-Limbiate, anche aprendo con urgenza il tavolo tecnico richiesto da Regione Lombardia. Gruppo consigliare Lega Lombarda, Salvini. Grazie consigliere Cavestri. Essendo che c'è un'altra mozione, sempre sullo stesso tema, farei leggere la mozione e poi faremo una discussione unica. La mozione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento del Consiglio Comunale, presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico, Bella Novate, Memoria e Futura, Movimento 5 Stelle, ad oggetto richiesta di interventi relativi al provvedimento Area B del Comune di Milano. Prego, consigliere Ballabio. Sì. Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Milano numero 1366 del 2018 e ordinanza numero 172 del 2019 si è attivato il provvedimento Area B. Che il provvedimento è effettivamente entrato in vigore dal 1 ottobre 2022 con l'introduzione di nuovi divieti alla circolazione all'interno di area B e area C, ossia una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli commerciali con lunghezza superiore ai 12 metri. Che le nuove limitazioni toccheranno anche i veicoli diesel Euro 5, nonché veicoli a benzina Euro 2, con l'eccezione dei veicoli coinvolti nel progetto integrato Move In Area B o la possibilità di poter usufruire di 50 giorni di libero accesso anche non consecutivi. Considerato che il provvedimento del Comune di Milano avrà conseguenze sui cittadini e sui lavoratori della città capoluoghi di tutta l'area metropolitana, considerato che si rileva la necessità di un maggiore e più continuativo coinvolgimento dell'amministrazione dei comuni dell'area metropolitana circa le modalità di attuazione e le misure di compensazione per i cittadini e i lavoratori più in difficoltà, considerato che l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento, con maggior riferimento alla riduzione del PM10 e NOx, è un obiettivo strategico per la città metropolitana e per tutte le amministrazioni locali in cui è strutturata, considerato altresì che il provvedimento coinvolge i cittadini, i lavoratori dell'area metropolitana e le migliaia di commercianti e di piccole e medie imprese che per continuare a entrare in area B e per lavorare saranno chiamati a rinnovare il parco auto in un momento in cui già grava il peso degli aumenti dell'energia e delle materie prime. Considerato altresì che il provvedimento riguarderà in particolare i pendolari dei comuni della città metropolitana e della Lombardia che, non disponendo di un veicolo in linea con il provvedimento voluto dal Comune di Milano,
potrebbero essere costretti a utilizzare il territorio dei comuni di prima fascia esclusivamente come luogo di parcheggio. Il Consiglio Comunale, in linea con quanto deliberato dal Consiglio Metropolitano, impegna il Sindaco a farsi parte attiva insieme agli altri sindaci dell'area metropolitana nei confronti del Sindaco di Milano al fine di ridurre l'impatto potenziale potenzialmente negativo per i cittadini più soggetti a difficoltà nell'utilizzo del trasporto pubblico quale mezzo principale di spostamento, in particolare prevedendo il rinnovo della deroga almeno fino al 31/12/2022 per quei cittadini che hanno già acquistato un veicolo non inquinante e pur essendo non ancora in possesso del nuovo veicolo hanno sottoscritto un contratto di acquisto, leasing, noleggio a lungo termine per la sostituzione dell'auto soggetta al divieto. Tale deroga, oggi prevista solo per i cittadini del capoluogo, deve essere estesa a tutti i residenti del territorio metropolitano. La possibilità di accesso libero ad area B a coloro che si dirigono e sostano presso i parcheggi di corrispondenza, in quanto abbonati o per soste di almeno 4 ore. L'introduzione di un sistema di sconti rivolto ai possessori, con basso reddito, di autovetture diesel Euro 5 che sottoscrivono nuovi abbonamenti del trasporto pubblico. Rafforzare l'utilizzo di strumenti di car sharing metropolitano attraverso la previsione di incentivi e premialità nei relativi bandi di concessione per le proposte avanzate dagli operatori che garantiscono una maggiore copertura territoriale. Ridurre l'impatto potenzialmente negativo per i cittadini a basso reddito, certificato da indicatori espliciti quali ISEE, già colpiti dagli effetti dell'inflazione e della particolare situazione economica, ipotizzando uno o più dei seguenti interventi. La sospensione del calcolo dei chilometri soggetti a soglia per i possessori degli strumenti MoveIn durante gli orari di non operatività di area B, orari notturni e fine settimana. L'eventuale aumento di tale massimale di chilometri di percorrenza. L'eventuale aumento del numero di ingressi consentiti. Promuovere e rafforzare l'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso un continuo e costante confronto, anche critico, con Regione Lombardia affinché realizzi particolari provvedimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico locale nell'area milanese. Investe in maniera più incisiva nel sistema integrato fra ferrovie, linee suburbane e trasporto pubblico locale. Attivi interventi più efficaci di tutela della qualità dell'aria di tutto il bacino padano e finanzia un sistema di incentivi rivolto ai cittadini e alle imprese lombarde che intendono acquistare auto con minore impatto ambientale, sulla scorta dei bandi realizzati dal Comune di Milano e totalmente autofinanziati. L'attivazione di un tavolo con i comuni dell'area metropolitana per la mappatura delle aree più soggette a difficoltà di accesso al trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di un potenziamento dei servizi. Da ultimo, avviare un tavolo con i comuni dell'area metropolitana per il monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi ambientali di area B. Grazie, consigliere Vallavio. Prego, Brunati. Grazie Presidente, intervengo a nome del Partito Democratico per illustrare la mozione che è stata appena letta, una mozione che, come si è visto, ha ampi punti di contatto con la mozione presentata dalla Lega. È una mozione che contiene una serie di richieste, tra l'altro proprio oggi accolte in larga misura dalla Giunta del Comune di Milano, che ha deliberato una serie di interventi che vanno appunto nella direzione richiesta dalla mozione. Per questo motivo noi chiederemo un'ampia convergenza di voto sulla nostra mozione e spiegheremo anche i motivi per i quali invece voteremo contrari alla mozione presentata dai colleghi della Lega, che nel deliberato finale chiede sostanzialmente la sospensione del progetto Area B, che è un elemento che non ci trova invece favorevoli. Il progetto di Area B parte da lontano, parte nel 2018, non ha avuto un'immediata realizzazione anche a causa della pandemia e ha avuto l'implementazione effettiva nell'ottobre di quest'anno. Oggettivamente, a detta di tutti, il momento peggiore, soprattutto per le famiglie a basso reddito, che sono già costrette per le condizioni economiche a far fronte a numerosi sacrifici ai quali oggettivamente è difficile aggiungere la richiesta di sostituzione di un veicolo non a norma secondo i dettami di Area B. Da subito quindi questo provvedimento ha suscitato reazioni negative da parte dei cittadini e queste reazioni sono state raccolte da tutti i gruppi politici, dal centrodestra, dal centrosinistra e anche da tanti sindaci
e amministratori locali del Partito Democratico. Tanto è vero che la mozione che oggi presentiamo ricalca in larga parte la mozione presentata in Consiglio metropolitano proprio dalle forze del centro-sinistra ed è stata presentata al sindaco di Città Metropolitana, nonché sindaco di Milano, Beppe Sala. Questo a dimostrazione del fatto che non esistono degli schieramenti precostituiti su questo tema e le obiezioni raccolte dai cittadini sono sentite da tutti. In particolare il nostro partito si è impegnato per proporre una serie di aggiustamenti che vanno a calmierare proprio gli effetti negativi di questo provvedimento sulle famiglie e sugli individui con una soglia di reddito al di sotto di una certa fascia ISEE. In questo senso le richieste più importanti sono state quelle di aumentare la possibilità di ingressi in area B ed è una delle richieste che oggi la Giunta di Milano ha accolto, sono stati aumentati di 20 ingressi la possibilità per le famiglie a basso reddito e la possibilità di una maggiore scontistica per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Altre richieste attengono al buon senso, la possibilità di derogare fino al 31-12 a fronte di una certificazione dell'acquisto di un mezzo nuovo per coloro i quali devono adeguare il cambiamento del mezzo in tempi di consegna che noi tutti conosciamo essere in questo momento molto lunghi. Altro elemento di buon senso secondo noi è la possibilità per chi utilizza i parcheggi di interscambio di corrispondenza di poter entrare in area B, parcheggiare la macchina in questi parcheggi e poi utilizzare i mezzi pubblici proprio per andare incontro anche al problema che paventava la mozione della Lega di non rendere poi i comuni di cintura dell'Interland i veri parcheggi di interscambio. Tutte queste richieste quindi vengono incontro alle esigenze dei cittadini e a queste richieste ne aggiungiamo una di contesto che è quella di rendere sostenibile il provvedimento soprattutto potenziando il sistema di trasporto pubblico, un intervento che il Comune di Milano sta già facendo, è di questi giorni l'inaugurazione di una nuova linea della metropolitana, ci sono altre progettazioni in questo senso che vanno anche oltre i perimetri della città. Quello che chiediamo è un impegno di pari sforzo e pari entità anche da parte di Regione Lombardia proprio per rendere interconnesse le province con i capoluoghi. Detto questo, le proposte, come si è visto, sono condivisibili e condivise e crediamo che lo spirito che si è sviluppato in Consiglio metropolitano e anche in Consiglio regionale possa essere riproposto questa sera anche da noi proprio perché le proposte sono condivise e vanno nell'ottica di rispondere alle esigenze dei cittadini. Quello che invece non possiamo fare questa sera è dare un voto favorevole alla mozione della Lega proprio per i motivi che dicevo all'inizio. Noi non crediamo che sia opportuno in questo momento la sospensione del provvedimento. Noi condividiamo l'idea di un intervento che contrasti il traffico cittadino, che quindi abbassi la soglia dell'inquinamento e in ultima istanza tuteli la salute dei cittadini. Ed è un problema anche questo che supera gli steccati ideologici. E ci sono vari esempi che lo dimostrano. Il primo provvedimento a tutela della salute dei cittadini e di contrasto al traffico cittadino è stato un provvedimento preso da una giunta di centrodestra, la giunta Moratti del Comune di Milano, che aveva proposto l'intervento Ecopass. Intervento che poi purtroppo non ha funzionato perché è nato sostanzialmente zoppo. Fatte 100 le casistiche di possibili ingressi nell'area Ecopass, c'era un 95% di deroghe possibili, cosa che ovviamente ha reso poi inefficace il provvedimento e probabilmente una certa rigidità del Comune di Milano nel momento della presentazione di Area B è proprio dovuta a questo pregresso storico che ha minato Ecopass. Come un altro elemento che fa capire come si riesca a superare gli schieramenti è quanto avvenuto in Regione Lombardia il 18 ottobre scorso, quando ARPA, che è l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha comunicato ai vertici di Regione Lombardia, guida centrodestra e guida Lega, il superamento per 4 giorni consecutivi del limite delle polveri sottili, Regione Lombardia ha disposto una limitazione del traffico. Questo per dire che non esiste un centrosinistra che è contrario al traffico inquinante e un centrodestra che invece lo garantisce. Nel momento in cui ci sono dei rischi per la salute dei cittadini, ogni amministrazione politica, al di là del colore, prende dei provvedimenti. La Regione Lombardia l'ha presa tra l'altro in un momento in cui i riscaldamenti erano assolutamente spenti, quindi una correlazione tra il traffico inquinante e il livello di inquinamento ovviamente è presente. Ancora una volta quindi chiediamo una convergenza sulla nostra mozione che
tiene conto dei correttivi necessari, soprattutto quelli sociali, a favore delle famiglie con basso reddito, però allo stesso tempo crede nella visione di lungo periodo di questo provvedimento. Quello che è sottostante alla nostra mozione, infatti, è una visione di lungo periodo che non mette in contrasto il diritto alla salute con i diritti sociali. Noi non crediamo che provvedimenti di questo tipo siano regressivi, cioè siano contro i più deboli e i più poveri, anzi crediamo esattamente il contrario. Crediamo che i maggiori svantaggi per una cattiva qualità dell'aria siano proprio per le fasce più deboli della popolazione, per i bambini, per gli anziani, per i portatori di patologie croniche. E una visione di lungo periodo di una classe dirigente al di là dei colori politici va proprio a vantaggio di queste categorie. Non tutti purtroppo possono permettersi il venerdì sera di mettersi in coda verso Bergamo, verso Genova per andare a cambiare l'aria, come si suol dire. Ci sono tante persone che devono rimanere nell'area metropolitana, chi lavora, chi non ha la seconda casa, anche tante famiglie che hanno semplicemente i figli che fanno attività sportiva sul territorio. Ci sono nell'area metropolitana persone che vivono nel weekend a Milano. Nei loro confronti è giusto tutelare la salute e una qualità dell'aria migliore. Per questo noi chiediamo un'ampia convergenza sulla nostra mozione, alla quale ovviamente voteremo favorevole. Grazie. Grazie consigliere Brunati. Prego consigliere Ramponi. Buonasera a tutti. Noi come gruppo del Movimento abbiamo deciso di appoggiare la mozione del Partito Democratico insieme agli altri colleghi. Noi siamo per incentivare i mezzi pubblici, siamo per la riduzione di smog che nella città di Milano ha raggiunto livelli ormai insopportabili. Non siamo per la sospensione dell'area B o dell'area C che porterebbero Milano e la città metropolitana al collasso. Siamo per incentivare l'utilizzo di strumenti car sharing metropolitano attraverso incentivi e premi nei relativi bandi di concessione. Bisogna certo migliorare e modificare le norme per l'area C e l'area B, ma non vediamo la sospensione come la soluzione. I trasporti pubblici vanno migliorati, potenziati. Non si può pensare di risolvere i problemi sospendendo l'area B. Siamo per i parcheggi di intermezzo per chi per chi arriva dall'area metropolitana. L'inquinamento ci sta uccidendo. Bisogna incentivare ad usare i mezzi pubblici. Ovvio, pensiamo che i trasporti in tutti i sensi in questo momento non sono adeguati. Questo andrebbe preso in considerazione. Treni Nord e ATM e tutto il resto. I costi, i cittadini spendono anche troppo per la linea in cui viaggiamo, perché i mezzi in questo momento non sono, diciamo, totalmente agevoli per i cittadini. Questo andrebbe migliorato secondo noi, più che sospendere l'area B. Per quel che riguarda Novate Milanese, rafforzare la linea 89 con viaggi domenicali e corse fino almeno alla chiusura della metropolitana di Milano, in modo di permettere ai cittadini novatesi di poter rientrare sul territorio. Per tutti questi motivi, anche se la mozione delle colleghe della Lega è valida, noi siamo contrari, perché siamo contrari alla sospensione dell'area B. Cioè, per noi la salute non ha prezzo, non si può tornare indietro in questo senso. Grazie a tutti. Grazie, consigliere Ramponi. Prego, consigliere Bullo. Buonasera a tutti. Come ho avuto già modo di indicare in alcuni nella riunione dei capigruppo, io non ho firmato la mozione del gruppo di maggioranza, perché non ho condiviso le modalità con cui il sindaco Sala, sindaco del Comune di Milano e sindaco della città metropolitana, ha emesso un provvedimento appunto per la modalità con cui l'ha fatto, senza il coinvolgimento dei paesi, delle città limitrofe alla città di Milano. Non ho condiviso anche nel contenuto il provvedimento, in quanto io non credo che la soluzione all'inquinamento e al traffico urbano sia quello di proibire a dei cittadini che entrano nell'area urbana per lavorare, di proibire loro questo accesso. Non credo che
come è stato anche indicato, detto da qualcuno, che il divieto di questi mezzi permette ai mezzi di superficie di approntare un miglior servizio. Io credo che la soluzione al traffico e all'inquinamento sia nel offrire ai cittadini l'alternativa all'utilizzo dell'autovettura, quindi con un potenziamento dei mezzi di trasporto ecologici puliti. E allora ecco perché io non ho votato, pur apprezzando tutte le indicazioni che hanno espresso gli amici della maggioranza nel indicare alcune soluzioni alle criticità che anche loro avevano notato nel provvedimento. Pur apprezzandole, però, ripeto, non le ho condivise. Io credo che la sospensione sia una soluzione per poter mettersi intorno a un tavolo e definire in modo più preciso e più pragmatico una soluzione, trovare una soluzione al problema che attanaglia la nostra città. Per questo motivo faccio la mia dichiarazione di voto, visto che è una mozione non si può fare discussione, voterò a favore della mozione della Lega e mi asterrò sulla mozione della maggioranza, proprio per i motivi che dicevo prima. Insomma, apprezzo come dire, le soluzioni alle criticità sollevate. Grazie. Grazie, consigliere Buldo. Altri? Prego, Cavestre. Si sente? Sì. Allora, avendo presentato la mozione, la illustro. Allora, è singolare l'atteggiamento del Partito Democratico che ritiene che la convergenza di voto su un tema tanto delicato significhi votiamo contro la vostra perché va bene la nostra. Convergenza di voto vuol dire discutere di un problema e trovare soluzioni condivise. Non vuol dire imporre un diktat. Quindi singolare questo atteggiamento. E poi negli interventi che ho ascoltato, poi parlerò della nostra mozione, il tema centrale è quello dei trasporti locali. E questo tema così tanto, diciamo, sottolineato insistentemente rappresenta, a mio avviso, proprio il motivo per il quale è sbagliato aver introdotto in questo momento, aver fatto partire l'area B dal Comune di Milano. Perché se riconosciamo e continuiamo a insistere e continuiamo a dire e a sottolineare che i trasporti pubblici non vanno, ecco, questo è il momento meno opportuno e meno adatto, meno indicato di far partire la chiusura del traffico in questo modo. Contestualizzato poi tutto quello che è il contesto, diciamo, delle difficoltà economiche e delle difficoltà delle persone che si troveranno incontro a dover cambiare l'automobile e a difficoltà anche negli spostamenti per andare a lavorare, perché qua si va a toccare delle persone e delle fasce, diciamo, di gente che non si muove per andare a spasso, non ha voglia di prendere la macchina la mattina per andarsi a fare un giro, è gente che si alza la mattina per andare al lavoro, per guadagnarsi i soldi, per pagare le bollette. E allora sì, ho sentito più volte, è colpa dei trasporti pubblici, non funzionano, e guarda caso puntare il dito contro la Regione Lombardia, e parleremo anche di questo più avanti. E allora, se in questo momento il problema è quello dei trasporti, è il momento meno adatto di far partire l'area B. Ma l'area B, che non sia difendibile, lo dicono tutti. Il fatto stesso che Partito Democratico e altre diciamo liste del centro-sinistra e comuni dell'area metropolitana si siano sentiti in dovere di muoversi contro questo provvedimento, la dice tutta. Si dice non esistono schieramenti precostituiti, è stato detto, no? Non è questione di schieramenti precostituiti, è evidenza,
è l'evidenza dei fatti. Tutti sono scontenti di questa cosa, perché altrimenti non ci servono due mozioni praticamente sovrapponibili in tutto, dico in tutto, perché chi sa leggere o chi vuole capire quello che c'è scritto, legge. Sospendere, questa è la nostra, le restrizioni entrate in vigore aprendo immediatamente un confronto. Non dice sospenderle e basta, e rimane tutto così com'è. C'è scritte, ci sono scritte le stesse cose. E allora perché difendere fino all'illogico, voglio dire, questo provvedimento, invece di dire c'è una cosa che non è nata male? Lo si dice in tutte le famiglie, è nata male questa cosa qua, è stata fatta male, facciamo così, ci fermiamo, ci mettiamo a un tavolo, vediamo cosa c'è che non funziona, mettiamo a posto le cose. Abbiamo parlato di parcheggi, abbiamo parlato scusate, di trasporti, benissimo, quando sono a posto si va avanti. E invece no, va difesa questa cosa qua. Ma perché va difesa? La domanda, perché va difesa? Qualcuno qui, almeno io, e qui c'è scritto che siamo contro la salute delle persone? Oppure che siamo per l'inquinamento? Allora, va difesa perché, ragazzi, il principe Giovanni ha bisogno degli sceriffi. Questo non è un provvedimento per l'inquinamento. Perché se fosse un provvedimento contro l'inquinamento, sarebbe stato preso in un altro modo. Ve l'ho rappresentato anche in capigruppo. La tabella che il Comune di Milano pubblica sul sito dell'area B per sostituire l'auto inquinante con una meno inquinante dà un bonus per comprare un'automobile che consuma più della mia, che è inquinante. Io devo rottamare un'automobile meno inquinante per comprarne una che inquina di più, e mi danno anche i soldi. Quindi questo sarebbe avere a cuore la lotta all'inquinamento? Questo è un tentativo sociale per lasciare fuori dalla città di Milano i pendolari che vengono dalla campagna. Perché questo è il tentativo, perché se ci pensate bene, le telecamere sono solo sul perimetro del confine di Milano. Infatti si chiama Area B, ma con meno ipocrisia potevano chiamarla Area Milano. Era più trasparente, Area Milano, perché prendendo un compasso da lì non si passa, però in città si può circolare, perché lì di telecamere non ce ne sono. E poi la mozione del Partito Democratico, che parte di slancio con una serie di idee condivise, perché sono condivise e sono suggerite anche nella nostra mozione. Poi a un certo punto chi la scrive dice: caspita, sono andato un po' troppo pesante, mi fermo perché altrimenti qui qualcuno si arrabbia. E allora, tirando un po' i freni, inventa anche delle soluzioni, tra l'altro assolutamente improponibili. Allora, qui quando dice, perfetto, grazie, poi mi riservo il diritto di replica e prendo gli altri 5. Sì. Come no? Uno per la mozione, una per la replica alla mozione della... Ho già fatto 10 minuti? Ma ho già fatto 10 minuti? Allora sono 5 più 5, da regolamento. 5 di presentazione, 5 di replica. Quindi sono 10 minuti. Grazie. Stavo dicendo, ai cittadini con ISE, su quota ISE, viene suggerito, va bene l'idea, quella di sospendere il Movin, non so se sapete tutti come funziona, tu paghi e puoi circolare,
e ti scalano i chilometri che hai fatto in area Milano. Ecco, per i cittadini con basso reddito si propone di non conteggiare i chilometri effettuati anche il sabato e la domenica, ma non funziona così. Cioè il sabato e domenica è gratis per tutti. Tutti possono entrare sabato e domenica, compreso la sera, anche perché la Milano degli spritz, quella della moda che piace a Beppe Sala, ha bisogno della gente che venga dalla campagna sabato e la domenica e alla sera, se no i locali chiudono. Allora, com'è possibile che se io posso entrare gratis alla sera o il sabato e la domenica, metto una scatola nera e poi la scatola nera mi fa pagare il pedaggio anche quando potrei entrare gratis? È un errore. È come se io dicessi: avete in piscina si entra gratis il sabato e la domenica e a pagamento da lunedì a venerdì, però chi paga da lunedì a venerdì paga anche il sabato e la domenica. Non ha senso. E qui viene riportato in questa mozione che si toglie il pedaggio sabato e domenica. Brunati, attento, il sabato e domenica solo per i bassi redditi, e invece è una cosa che è per tutti, è valida per tutti, non solo per i bassi redditi, per ciascuno. Ecco dove c'è l'errore. Poi si vota contro la nostra, va bene, non si tiene conto che la nostra chiede al Comune di Milano di abbassare i prezzi dei mezzi pubblici. Non si tiene conto che i prezzi dei mezzi pubblici sono stati aumentati invece da OTM, che dipende dal Comune di Milano, e ha in animo di aumentarli ancora. E poi non si dice nulla del treno di Limbiate, che è un altro mezzo pubblico che impatta direttamente sulla nostra città. Comunque, per finire, visto che mi è stato chiesto di essere veloce, questa non è una mozione, la nostra, in fin dei conti, contro Area B, perché abbiamo già detto che si sospende, si parla e poi si attiva su altri presupposti. È una mozione a favore della città di Novate Milanese. Noi dobbiamo rispondere: siamo per maggior traffico? Sì, no. Siamo per maggior inquinamento? Sì, no. Siamo per maggior parcheggi selvaggi? Sì, no. Siamo per essere lasciati fuori da città di Milano? Sì, no. Siamo per avere il treno di Limbiate che funziona su ferro e non su gomma, creando altro traffico e inquinamento? Sì, no. Questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Non ce ne sono altre. E poi, scusatemi, una piccola cosa. Proprio per difendere all'impossibile, all'inverosimile questa cosa, qualcuno ha persino detto che per passare dall'altra parte di Novate, per andare al Metropoli, gli abitanti dell'area Mercato e di Via Alba possono anche fare il giro di Novate e passare da Via Polveriera, scusate, da Via Bovisasca, perché in fondo al ponte di Via Alba e a Quarto Giaro lì già comincia il confine. Quindi noi siamo chiusi fuori da casa nostra. Dobbiamo rispondere sì o no a questo. Grazie. Grazie, consigliere Cavestri. Non ci sono altri interventi. Dobbiamo mettere in votazione prima la mozione presentata dalla Lega Lombarda. Chi è favorevole? 3. Contrari? Astenuti? Nessuno. 3 con 3 favorevoli. 10 contrari. Grazie. Adesso mettiamo in votazione la mozione presentata dai gruppi del Partito Democratico e la Memoria e Futuro, Movimento 5 Stelle, Bella Novate. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 2 contrari, 1 astenuto. Passiamo alla mozione numero al terzo punto, sempre presentata dalla Lega Lombarda.
ha oggetto mozione richiesta di adozione di misure atte a contrastare la crisi energetica ed economica in atto. Prego, consigliere Cavestre. Non toccare più. No. Sì, ok. Grazie Presidente. Allora, mozione richiesta di adozione di misure atte a contrastare la crisi energetica ed economica in atto. Premesso che la crisi economica già in atto come conseguenza della pandemia da Covid-19 si è ulteriormente aggravata a causa dei tristi scenari internazionali legati al conflitto in Ucraina, con conseguente crisi energetica per effetto sia delle sanzioni poste dalla comunità internazionale sulle fonti energetiche russe, sia delle manovre speculative, con rincaro di fonti energetiche, quali gas e prodotti petroliferi. Che nel nostro comune di Novate Milanese, sempre più cittadini, famiglie, aziende e anche le numerose associazioni presenti sul territorio si trovano in situazioni di pesante difficoltà nell'affrontare gli altri incrementi dei costi legati ai consumi energetici. Considerato che diventa importante da parte di tutti contribuire a contrastare, per quanto nelle proprie possibilità, lo spreco energetico e maturare anche maggiore consapevolezza rispetto alle necessità di promuovere l'utilizzo di fonti alternative, che l'amministrazione comunale può e deve mettere in atto politiche e misure volte a intervenire su situazioni di particolare difficoltà economica da parte di cittadini, famiglie, aziende ed associazioni. Che la situazione del comune di Novate Milanese è purtroppo da osservare con particolare attenzione anche a causa di alcune situazioni di povertà strutturale impegnate nel tessuto sociale. Ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Novate Milanese impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad intraprendere ogni azione praticabile per aiutare i cittadini, le famiglie, le aziende e le associazioni del nostro comune maggiormente in difficoltà, facendosi promotore, ad esempio, di accordi collettivi con i gestori fornitori di energia per rateizzazioni e dilazione dei pagamenti, a mettere in atto una forte campagna promozionale per contrastare lo spreco energetico, a cominciare dagli edifici pubblici, ma anche negli ambiti aziendali, commerciali e nelle abitazioni private, a valutare, nei limiti di quanto possibile, la possibilità di variazione degli orari di esercizio degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici, anche promuovendo ed intraprendendo un tavolo di discussione con i fornitori di energia del Comune per la realizzazione di un piano di risparmio, a sviluppare maggiormente l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Grazie, consigliere Cavestre. Prego, consigliere Ballavia. Sì. Buonasera a tutti, intervengo appunto in replica alla presentazione, alla mozione presentata dal gruppo consigliare della Lega a nome della maggioranza, con un voto che sarà appunto contrario ai contenuti di questa mozione. E vado appunto brevemente a spiegare appunto le motivazioni di questo voto contrario, partendo appunto dai punti su cui si caratterizza il dispositivo della mozione stessa. Allora, innanzitutto il primo punto è quello di viene richiesto di farsi parte attiva al Comune di accordi collettivi con i gestori fornitori di energia per rateizzazione e dilazione dei pagamenti. Quindi siamo in un ambito su cui il Comune non ha competenze, non ha facoltà e non ha poteri di intervento, per cui diventa francamente non praticabile questa prima opzione individuata. Il secondo punto viene richiamato appunto la necessità di una campagna promozionale per contrastare lo spreco energetico, a cominciare appunto dagli edifici pubblici, ma anche ambiti aziendali, commerciali, nelle abitazioni private,
e il secondo punto prosegue appunto con l'indicazione appunto della, riguardo a misure di contenimento nella, negli edifici pubblici. A riguardo diciamo, la Giunta ha adottato una specifica delibera la scorsa settimana che è frutto di tutta una serie di riflessioni e di confronto che hanno preso le mosse già dal mese di settembre per arrivare proprio a queste alle indicazioni che si trovano appunto contenuto all'interno della, di questa delibera che viene adottata, che pone in essere una serie di interventi e linee di indirizzo per il contenimento del consumo energetico. Sono misure che descrivo molto sinteticamente, vista la ristrettezza dei tempi, e riguardano sia misure interne all'ente, quindi una serie di azioni proprio di contenimento del consumo energetico, quindi riduzione dell'ora di riscaldamento e dell'illuminazione interna, sostituzione di corpi illuminanti esistenti con elementi e tecnologia LED, spegnimento, riscaldamento e luci nel palazzo comunale negli orari serali, giusto per citarne alcune. Secondo punto è la riduzione delle riunioni degli organi istituzionali e degli uffici nelle ore serali. Terzo punto è una revisione dell'utilizzo dei PC in smart working. E al punto numero 4 la sensibilizzazione dei dipendenti al contenimento energetico. E da ultimo, sempre appunto per quanto riguarda le misure interne all'ente, la verifica dei contratti di utilizzo delle sedi affidate ad associazioni o altri. Invece per quanto riguarda le misure amministrative, organizzative esterne all'ente, si interviene appunto su edifici scolastici, innanzitutto quindi con un'ordinanza per stabilire lo spegnimento del riscaldamento alle ore 18, la previsione di indicazioni sull'illuminazione, di interventi sull'illuminazione pubblica, ad esempio per individuare strade o zone dove è possibile la riduzione o la cessazione dell'illuminazione dopo determinati orari, e così come sono indicati appunto interventi anche sulle strutture sportive e le palestre, proprio appunto per sensibilizzare da un lato le associazioni sull'utilizzo degli impianti di illuminazione e controllo dello spegnimento delle luci, dall'altro la valutazione appunto sull'utilizzo promiscuo degli spazi per funzioni e orari differenti. Queste misure appunto che intervengono momentaneamente per il contenimento energetico a fronte appunto dell'innalzamento dei costi delle materie prime e appunto dei costi soprattutto energetici, si inseriscono all'interno poi di interventi più di natura strutturale che come amministrazione già da partire dall'anno 2019 sono stati messi in atto, in quanto i costi energetici sono stati sia acuiti appunto con il conflitto scatenato dalla Russia contro l'Ucraina, ma di fatto già c'erano dei segnali nell'anno precedente. Per cui anche qua abbastanza brevemente una serie di interventi appunto che parlano. Quindi 2019 e arrivano fino al 2021, che trovano sicuramente una fonte di finanziamento nei 130.000 euro annui messi a disposizione dal Ministero come contributo per interventi di efficientamento degli immobili di proprietà comunale. Quindi nel 2019 appunto sono stati svolti e realizzati dei lavori di efficientamento energetico delle centrali termiche negli immobili comunali, centro sportivo Toriani, palestra di via Brodolini, scuola secondaria di via Brampolini e intervento di lavori di efficientamento anche presso la centrale termica del plesso di via Manzoni. Nel 2020 sono stati attivati interventi di riqualificazione energetica presso la sede municipale, biblioteca e immobili scolastici. Si è provveduto all'adesione alla convenzione Consip, che ha portato appunto ad aggiudicare l'appalto appunto a Siram per una durata complessiva di 72 mesi, proprio in un'ottica anche questa di efficientamento energetico con una serie di investimenti proprio sugli edifici. Nel 2021 sono stati eseguiti lavori per l'efficientamento energetico della sede municipale di via Vittorio Veneto attraverso la coibentazione della copertura con la realizzazione in posa di pannelli fotovoltaici
per una somma complessiva di oltre 100.000 euro. Sono stati poi aggiudicati i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione per un importo di 115.000 euro e anche la piscina comunale è stata interessata dai lavori per l'efficientamento energetico dell'impianto attraverso il rifacimento della copertura, degli impianti dell'unità di trattamento aria e la sostituzione dei corpi illuminanti. Da ultimo appunto nel 2022 è richiesta l'assegnazione di un contributo per diciamo legato appunto ai progetti esecutivi del progetto sia definitivo che esecutivo per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento della sede municipale per appunto interventi di oltre circa 700.000 euro e sono stati appunto aggiudicati anche i lavori di manutenzione straordinaria legati alla copertura della scuola primaria di via Cornicione abbinato appunto a interventi per l'installazione di pannelli fotovoltaici anche in questo caso appunto per portare ad una maggiore riduzione di costi di appunto legati all'utilizzo delle fonti energetiche, quindi con impatti positivi sulla spesa corrente, quindi che possono portare quindi risparmi di spesa e una maggiore flessibilità sul bilancio in modo da utilizzare i risparmi sulla spesa corrente per interventi su altre funzioni che sono di competenza propria dell'ente. Per cui ecco, si è cercato di lavorare appunto con la delibera in cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento su queste emergenze insomma più contingente, però ecco, è importante collocare questo intervento all'interno di una politica complessiva di riduzione dei consumi energetici e di efficientamento e di utilizzo appunto di fonti rinnovabili laddove è possibile. E anche diciamo, i nuovi finanziamenti che arriveranno dal PNRR, in particolare per il rifacimento delle scuole, saranno orientati chiaramente a interventi e realizzazioni appunto che puntano sulla riduzione sostanzialmente ottimale degli sprechi nei consumi energetici e dei vari sprechi. Grazie consigliere Ballabio. Prego, consigliere Ramponi. Grazie Presidente. Prendiamo atto che il Comune di Novate si è già attivato per l'adozione di misure atte a contrastare la crisi energetiche ed economiche. Crediamo che la mozione della Lega pone punti a favore dei cittadini. Il nostro voto a questa mozione sarà favorevole. Per quanto riguarda l'ordinanza, giusti provvedimenti per affrontare la crisi energetica, è anche vero che alcuni provvedimenti per il risparmio ci lasciano un po' perplessi. L'illuminazione pubblica di alcune zone di Novate che rimarranno completamente al buio e parchi parzialmente, se non completamente, spenti. Non vorremmo che per il risparmio ne debbano fare le spese la sicurezza stradale e la sicurezza fisica delle persone. Faccio un breve esempio. Alcune sere fa la via Cavour era completamente al buio, adesso non so per quale motivo. Ma credetemi che è veramente pericoloso sia per i cittadini che vanno a piedi che per quelli che percorrono la strada in macchina. Mi auguro che ci sia un abbassamento della luminosità per il risparmio e non un totale azzeramento della luce. Per quanto riguarda le altre forme per il risparmio, ci trova completamente favorevoli. Grazie a tutti. Grazie consigliere Ramponi. Prego Cavestre. Grazie Presidente. No, ma io francamente non ho capito perché la maggioranza vota contrario a questa. Cioè da quello che ha detto il capogruppo di maggioranza non ho capito, da come ha illustrato quello che si sta facendo nel comune di Novate Milanese non ho capito perché allora il voto è contrario. Chiedo di capire meglio, scusate, poi dopo faccio l'intervento. Allora, come ho detto in premessa, allora, ho elencato tutta una serie di interventi legati a dei punti della mozione, per cui appunto sul primo punto era di fatto impraticabile il diciamo quanto veniva richiesto rispetto a
contatti i fornitori per la rateizzazione o dilazione dei pagamenti. Sui punti 2 e 3 del dispositivo, quindi il secondo e terzo e terza linea, di fatto voglio dire, si è intervenuti con l'ordinanza su cui il comune stava di fatto, l'amministrazione comunale stava già di fatto lavorando da diversi mesi, che ha portato poi alla concretizzazione di questa delibera. Sull'ultimo punto, voglio dire, di fatto è dal 2019 che stiamo mettendo in atto tutta una serie di interventi per l'efficientamento energetico. Quindi ci sembra assolutamente pleonastica, voglio dire, questa mozione, tenuto conto che, voglio dire, compare adesso in questa situazione particolare, perché non mi sembra, quando ci sono stati tutta una serie quando i vari provvedimenti di bilancio, gli interventi vari, in sollecitazioni o suggerimenti da parte vostra nel merito rispetto a questo tema dell'efficienza energetica, che adesso diventa stranamente, diciamo, una delle priorità della minoranza rispetto al confronto con noi che siamo appunto in maggioranza. Per cui, ecco, queste sono una serie di motivazioni, vuol dire, che portano a rigettare le richieste contenute nella mozione. Grazie, consigliere Ballavia. Grazie, adesso mi è chiaro. Grazie, mi è chiaro. Beh, intanto sulla convenzione Consip noi abbiamo votato a favore e abbiamo anzi commentato in modo molto positivo questo cambio di passo per quanto riguarda la gestione energetica nel nostro comune. Quindi non mi pare che non ci siamo occupati della cosa, ed è stato forse l'intervento più importante, più significativo, radicale, e anche che ha dato, diciamo, una svolta a quello che si faceva in passato. Quindi non credo proprio. Poi, visto che non si capisce come mai ne parliamo proprio in questo momento, strano che se ne parli ora, proprio ora invece, guarda caso, la Giunta ha deliberato una serie di provvedimenti, come pensiamo noi. Quindi o siamo intempestivi noi, o intempestiva la Giunta, oppure un argomento all'ordine del giorno. E mi sembra che sia un argomento all'ordine del giorno. Per cui siamo ben lieti e accogliamo con favore che l'amministrazione abbia intrapreso alcuni provvedimenti che vanno nella direzione di quello che noi suggeriamo. Concordo con l'intervento che ha fatto la collega Ramponi del Movimento 5 Stelle. Aggiungo, tra i vari provvedimenti, quella visti anche un po' di corsa, una perplessità sul fatto, ad esempio, in aggiunta alla illuminazione stradale in ore notturne, ad esempio, che dove dice prevedere la gestione delle commissioni consigliari delle sedute di consiglio comunale in modalità totalmente da remoto a partire dal giorno 1/2023 per la durata di un anno. Quindi anche in estate, quando non c'è problema di riscaldamento, quando non c'è problema di luce. Com'è? Va bene, vedremo. Comunque vediamo. Io non sono per un anno, mi lascia perplesso, però per carità. Allora, io penso che c'è stato un mese di tempo da quando è stata depositata questa mozione per sentirci e proporre magari qualche modifica o qualche emendamento, così come c'è stato un mese di tempo per dirci che la Giunta stava studiando e stava elaborando e stava rilasciando un documento nel quale declinava alcuni interventi in tema di risparmio energetico. Invece non c'è stato detto nulla, questa mozione è rimasta giacente per un mese, e poi a due giorni dal Consiglio Comunale in capigruppo ci viene detto che proprio oggi pomeriggio la Giunta ha deliberato di fare queste cose. Poi, per quanto alcune sviste che possono essere qui dentro, ci sta. Perché, come ho detto in capigruppo, questa mozione non l'ho scritta io, ma l'ha scritta il Partito Democratico. Perché è stata ripresa da una mozione scritta dal Partito Democratico di un comune della nostra provincia. Noi non guardiamo al simbolo che c'è sopra, ma a quello che c'è scritto dentro, perché guardiamo alle cose che ci sono dentro. Ci è piaciuta, ne condividiamo i contenuti e l'abbiamo riproposta. Io penso piuttosto che coerentemente
la maggioranza stia cercando di raggiungere, coerentemente la maggioranza stia cercando di raggiungere il record di non approvare una ma nessuna delle mozioni proposte da questo gruppo. Finora ci state riuscendo e vi auguro di andare fino in fondo, perché non siete riusciti a votare contro anche una mozione scritta dal Partito Democratico. Grazie. Grazie consigliere Covestri. Mettiamo in votazione la mozione presentata dalla Lega Nord. Chi è favorevole? 3. Contrari? Astenuti? 9. 9 favorevoli. Grazie. C'è l'altra mozione presentata da 5 Stelle. Prego. Grazie Presidente. Al pubblico che non sa questa cosa, siamo stati costretti, tra virgolette, a ritirare questa mozione. Chiediamo scusa per non aver approfondito meglio la questione. Non possono essere infatti esposte sugli edifici pubblici bandiere diverse da quelle di Europa, Italia, Regione e Comune. Mozione che in breve chiedeva di esporre sugli edifici pubblici la bandiera della pace, che a nostro titolo stava meglio forse che alcune altre bandiere. Vabbè, ma questa è un'aggiunta mia, ecco. Approfitto di questo spazio per sottolineare quanto sia importante il tema della pace in questo terribile momento, anche e soprattutto con atti concreti. È necessario far sentire la voce di chi, come noi, crede alla possibilità di un negoziato di pace. Se lasciamo spazio solo a chi incita i popoli a massacrarsi a vicenda, la situazione attuale sarà solo l'inizio di un'altra crisi mondiale molto più grave. La minaccia nucleare incombe sul mondo. È responsabilità e dovere degli stati e dei popoli fermare questa follia. L'umanità e del pianeta non possono accettare che le contese si risolvano con i conflitti armati. La guerra ha conseguenze globali. È la principale causa delle crisi alimentari mondiali, ancor più disastrose in Africa e Oriente. Incide sul caro vita, sulle fasce sociali più povere e deboli. Determina scelte nefaste per il clima e la vita del pianeta. La guerra ingoia tutto e blocca la speranza di un avvenire più equo e sostenibile per le generazioni future. È urgente lavorare ad una soluzione politica del conflitto, mettendo in campo tutte le risorse e i mezzi della diplomazia al fine di far prevalere il rispetto del diritto internazionale, portando al tavolo del negoziante i rappresentanti dei governi di Kiev e di Mosca, assieme a tutti gli attori necessari per trovare una pace giusta. Insieme con Papa Francesco, diciamo, tacciano le armi e si cercano le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. Questa guerra va fermata subito. Basta sofferenze, basta bombe, basta armi, basta morti. Sì ad un tavolo di pace. Oggi è troppo facile confondere le vittime con i carnefici, gli oppressi con gli oppressori, i massacrati con i massacratori. Pertanto è molto importante affrontare temi come quello della pace. Sento un po'. Come i temi della pace. Scusi, consigliera Ramponi, pensavo che ci metteva 2 minuti a. Dovevamo discutere per la mozione che ha ritirato, non per altre cose. Regolamento che motiva, spiega come vanno fatte le mozioni. Mi spiace, ma pensavo che. Passiamo al punto numero 5. Ferma. Ancora. Accendi. Togli il dito. Andiamo avanti. Cioè, io trovo veramente assurda questo modo di interrompere. La mozione non è stata presentata, abbiamo sbagliato. Posso fare un intervento o no? No, il regolamento non lo impone di fare un intervento. Va bene, allora concludo così. Lo metterò sui giornali, grazie.
Punto numero 5, ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Uniti per Solidali per Novate, Bella Novate, Memoria e Futuro, Movimento 5 Stelle, ad oggetto implementazione della medicina territoriale con le case di comunità. La parola alla consigliera Beger. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Mi sentite? Sì. Allora, l'ordine del giorno che abbiamo presentato ha come oggetto appunto l'implementazione della medicina territoriale con le case di comunità. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che l'assenza di una valida rete territoriale nella nostra regione si è mostrata in tutta la sua gravità nella gestione deficitaria della pandemia da Covid-19, dove, a differenza di altre regioni limitrofe, i cittadini sono stati spesso lasciati soli, senza ricevere le cure necessarie al proprio domicilio o sul territorio. Sempre permesso che oggi, pur se l'emergenza pandemica che negli ultimi anni ha messo il sistema ospedaliero lombardo in forte tensione è rientrata, i lombardi vivono quotidianamente la frustrazione di non riuscire ad accedere alle cure, soprattutto quelle a bassa complessità, nel nostro sistema sanitario pubblico. Infatti, la mancanza di una presa in carico territoriale e di una continuità assistenziale spinge i cittadini ad intasare i pronto soccorsi degli ospedali per ricevere risposte sanitarie anche in situazioni non gravi. Il 75% degli accessi sono per codici minori, verdi o bianchi. Le liste d'attesa per effettuare visite ambulatoriali ed esami diagnostici sono di mesi, se non anni, e di conseguenza i cittadini lombardi sono costretti a rivolgersi alle strutture private per accedere in tempi ragionevoli alle prestazioni sanitarie. È stato quantificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ultimo monitoraggio sulla spesa sanitaria, che i lombardi pagano di tasca propria per la sanità tra i 7 e gli 8 miliardi di euro, con un picco nel 2019, l'anno prima del Covid, di 8,08 miliardi, e il 30% di questa cifra è destinato proprio a visite ed esami. Considerato che il punto 1 della missione salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha come obiettivo il rafforzamento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria di prossimità attraverso la creazione e il potenziamento delle case di comunità, strutture fisiche dedicate ai servizi sanitari caratterizzate da un modello di intervento integrato e multidisciplinare, nonché sedi privilegiate per la progettazione di interventi sanitari e di integrazione sociale. 2. Lo standard nazionale disciplinato dal decreto 77 del maggio 2022 prevede l'attivazione di case della comunità hub ogni 40-50.000 abitanti e case della comunità SPOC più piccole distribuite sul territorio. Tale modello a regime prevederebbe una di queste strutture ogni 15-25.000 abitanti e quindi circa 500 in totale in Lombardia. Di queste 216 sono già finanziate dal PNRR, le cosiddette case della comunità hub, e la loro istituzione dovrà essere conclusa entro il 2024. Ma senza un intervento regionale ed un corposo cofinanziamento, il numero di queste strutture rimarrà assolutamente insufficiente per favorire la capillarità dei servizi, maggiore equità di accesso e garantire ai cittadini lombardi un'assistenza che non sia solo ospedaliera. Il nodo più critico per l'implementazione delle case della comunità è la carenza di personale, sia medico che infermieristico, già gravissima oggi, ma destinata a peggiorare ulteriormente, dati i futuri pensionamenti. Il problema colpisce soprattutto la medicina di base. Nei prossimi 5 anni in Lombardia mancheranno 3.000 medici. Ciò ha molteplici cause. Da una parte dipende dal numero chiuso delle iscrizioni, sia alla facoltà di medicina che alla scuola di formazione in medicina di base, sia a fattori motivazionali. La scuola di formazione, la cui programmazione è in carico alla regione, non è una vera scuola di specialità. Le borse di studio hanno una consistenza molto inferiore a quelle delle altre specialità, ma soprattutto i medici di base sono sovraccaricati da innumerevoli incombenze burocratiche,
che tolgono tempo ed attenzione alla pratica clinica. Finora il problema è stato risolto aumentando il massimale del numero di pazienti, ma è facilmente comprensibile che ciò va a peggiorare ulteriormente la qualità dell'assistenza. Premesso tutto questo, impegna la Giunta e il Sindaco a farsi parte attiva presso la Regione Lombardia affinché, primo, programmi l'attivazione, integrando il finanziamento nazionale già previsto dal PNRR, di un numero maggiore di case di comunità hub e SPOC sul nostro territorio, congruo rispetto agli indicatori contenuti dal Decreto Ministeriale 77, regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con l'obiettivo di garantire il principio di prossimità delle cure, soprattutto per i più fragili. Secondo, vada oltre all'inaugurazione di case di comunità, che per ora sono solo scatole vuote, e proceda senza ulteriori ritardi alla programmazione, magari in collaborazione con gli enti locali, e all'implementazione delle attività tutte urgenti, coordinando nelle nuove strutture la compresenza e l'integrazione di medici di medicina di base, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, medici di continuità assistenziale, infermieri, collaboratori di studio, assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, psicologi, ostetriche ed altri professionisti della salute, sempre con l'obiettivo della prossimità dell'assistenza. Le case della comunità vengano messe in rete con tutti gli altri setting territoriali, a partire dalle cure da domicilio, con gli ospedali di comunità, gli hospice e la rete delle cure palliative, le RSA. Quarto, si attivi ulteriormente con proprie risorse per aumentare il numero e la consistenza delle borse di studio per la formazione dei medici di base e con il Governo nazionale per l'adeguamento del numero chiuso a medicina e la riforma del corso di formazione dei medici di base. Quinto, lavori insieme alle associazioni sanitarie per modificare e migliorare le piattaforme digitali regionali rivolte agli operatori sanitari al fine di ridurre il carico burocratico e aumentare il tempo dedicato all'attività clinica dei medici di base. Grazie, consigliera Begher. Se posso, volevo aggiungere alcune osservazioni e magari anche qualche dato in più per comprendere meglio il contesto in cui è nato l'esigenza di questo ordine del giorno. Allora, immagino che tutti sappiate che il PNR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per quanto riguarda la sanità, ha focalizzato si è focalizzato in particolare sull'obiettivo di rafforzare la sanità territoriale perché è particolarmente carente, e questo prevedendo la costituzione, tra le altre cose, delle case di comunità. Sulle case di comunità però il PNRR ha dato delle linee guida molto preciso, e in particolare due di queste sono il criterio della prossimità dell'assistenza e il modello dell'attività di tipo integrato dei servizi all'interno di queste strutture. Le case della comunità dovrebbero diventare delle strutture al cui interno vengono integrati sia i servizi sanitari che i servizi sociali, in modo da potersi far carico di tutti i bisogni di tutti i cittadini, ma in particolare dei più fragili, degli anziani, dei disabili, di chi è affetto da patologie croniche. In particolare poi il PNRR, a proposito del principio di prossimità delle cure, prevede la formazione di sia case di comunità
cosiddette hub, che dovrebbero rispondere a un bacino d'utenza di circa 40-50 mila abitanti, che case di comunità SPOC, cosiddette SPOC, che dovrebbero invece essere più capillari sul territorio e prevedere un bacino di circa 15-25 mila abitanti, contenendo al loro interno i servizi più essenziali. Allora, cosa è successo? Una volta passato il PNRR, la palla è passata alle regioni, perché sono le regioni che hanno le competenze in tema sanitario, e quindi ognuna di esse ha proceduto a deliberare con le diverse sensibilità la propria riforma sanitaria. Allora, a questo punto cerchiamo di fare un po' il punto di che cosa è successo in Lombardia, a che punto siamo in Lombardia, e cerchiamo di andare a vedere quali sono i problemi che saltano immediatamente all'occhio. Allora, la Regione Lombardia nella riforma aveva previsto la istituzione del 40% delle case di comunità entro la fine del 2022 e poi le altre a seguire entro il 2024. In tutto la previsione era di costituire 216 case di comunità, che sono praticamente le comunità hub, le case di comunità hub, cioè con un bacino, se noi andiamo a vedere gli abitanti della Lombardia diviso per questo numero di case di comunità, sono circa una per ogni 40-50 mila abitanti. E non è stato assolutamente preso in considerazione invece l'altro determinante di 15-25 mila, quindi non abbiamo le case di comunità SPOC. Questo va a inficiare e a rendere problematico il principio di prossimità delle cure, e lo vediamo anche noi a Novate, che avremo come casa di comunità Bollate, e sappiamo bene che i chilometri di distanza possono essere un problema soprattutto per le persone più fragili. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che attualmente al 22 di novembre la Regione Lombardia aveva in realtà inaugurato 19 case della comunità, ma queste sono state inaugurate in strutture che erano già esistenti, strutture dove già esistevano o dei poliambulatori o dei centri vaccinali o comunque dei servizi, ma non esiste al loro interno ancora nessun tipo di integrazione fra servizi e non c'è ancora la completezza dei servizi che sono previsti nella riforma sanitaria. Quindi ben poco si vede a proposito dell'integrazione dei servizi e ancora meno si vede a proposito dell'integrazione con le comunità. Il terzo problema, e poi concludo, il terzo problema, che è il nodo cruciale per l'implementazione e per l'inizio dell'attività delle case di comunità, è il problema della carenza di personale. Questo è un problema enorme che è presente in tutta Italia, ma in particolare anche in particolare in Regione Lombardia. A questo proposito voglio darvi solo qualche dato a livello nazionale e a livello lombardo. Allora, a livello nazionale, tra il 2015 e il 2022, il saldo negativo fra i medici pensionandi e i medici specialisti in entrata nel sistema sanitario è stato di meno 15.588 unità. Oggi negli ospedali
lavorano circa 103.000 medici, ma di questi ben 29.000 rotti, quindi quasi il 30%, raggiungerà i requisiti per il pensionamento entro il 2027. Tra tutte le categorie di medici, quella in condizioni peggiori è sicuramente quella dei medici di base. E solo nella regione Lombardia, come già scritto anche nell'ordine del giorno, nell'arco di 5 anni mancheranno 3.000 medici, il che poi significa, sul versante dei cittadini, che avremo qualche milione di cittadini senza medico di base. Se andiamo a vedere il motivo di questo, in realtà la situazione è complessa, le motivazioni possono essere molteplici, ma soprattutto da una parte la carenza di programmazione che c'è stata negli anni scorsi per quanto riguarda gli accessi sia a medicina che alla scuola di specialità, ma per quanto riguarda l'area della medicina di base ci sono dei problemi molto specifici. Ma sì, ho quasi finito. In realtà la scuola dove si formano i medici di base non è una vera scuola di specialità, ma è una cosiddetta scuola di formazione, dura solo 3 anni, triennale. Le borse di studio che vengono assegnate a chi supera il test d'ingresso sono molto meno consistenti delle altre scuole di specialità, parliamo di 11.000 euro annui rispetto a 26.000. E quindi il risultato è che anche quando vengono emessi i bandi, la risposta è deludente. Vi faccio un esempio: nel bando presentato dalla Regione Lombardia a febbraio del 2022, i posti in bando erano 626, ma i candidati che si sono presentati sono stati solo 502 e quelli che hanno accettato il posto poi 379. Ecco, tutto questo ci fa capire come un problema particolare è che il medico di base è a tutt'oggi considerato una professione di serie B. E su tutte queste cose bisognerà lavorare. Bisognerà lavorare insieme alla Regione Lombardia, ma chiedendo anche una collaborazione attiva. Grazie. Grazie, consigliera Begger. Tu schiaccia e togli la mano, basta. Ok, grazie. Ringrazio il consigliere Begger per la mozione, la lettura della mozione e anche gli approfondimenti che ci hanno, diciamo, illustrato e ci hanno reso più leggibile questa cosa. Ci sono dei punti magari non pienamente condivisi, ma in sostanza il deficit grande, come ha riconosciuto anche il consigliere Begger, è proprio la carenza di personale dovuto al fatto che il lavoro di medico di base, concluso proprio così il suo intervento, è considerato quasi come un lavoro di serie B. Il problema quindi è proprio di creare delle aspettative e delle prospettive diverse ai ragazzi, agli studenti di medicina verso questo mestiere, perché se noi pensiamo che un ragazzo deve fare 9 anni di studi, 6 di medicina e 3 di scuola di specialità o di scuola di specializzazione per andare per scrivere delle ricette, è chiaro che immaginando per il proprio futuro di diventare magari cardiochirurgo o chissà quale scienziato, non sia un lavoro molto allettante. E quindi non è imputabile questa cosa alla Regione Lombardia, cioè questo cambio di mentalità, di sentimento, è una cosa che riveste tutta la struttura medica nazionale, cioè è proprio l'impostazione di base che a livello nazionale è stata data. Infatti la carenza di personale in questo campo non è soltanto lombarda, ma di tutto il paese. Oltretutto sappiamo anche della difficoltà di accedere alla facoltà di medicina con test
improponibili, che praticamente ragazzi preparatissimi, noi questa sera abbiamo premiato una ragazza bravissima che ha terminato gli studi un anno prima, ma io posso pensare che ce l'avrebbe fatta, ma forse anche lei avrebbe avuto difficoltà a superare il test di medicina. Per entrare a medicina fai prima tirare i dadi e poi rispondere pari o dispari, perché è la stessa cosa. Per cui è tutto un sistema da riconsiderare questo. E la Regione Lombardia, credetemi, fa la sua parte, e anche i numeri che ha citato il consigliere Begher lo dicono: se fai bandi per borse di studio per 600 persone, se ne presentano 300, la colpa non è della Regione. Per quanto riguarda i fondi per le case di comunità, su 2 miliardi messi a disposizione, messi in campo, 1 miliardo e 200 milioni sono del PNRR, 800 milioni sono della Regione Lombardia. Per cui, pur condividendo buona parte dell'impianto, ma vedendo che a nostro avviso l'indirizzo non è strettamente il, come dire, domiciliatario corretto di questi interventi, ma dovrebbe essere fatto più ad ampio respiro, il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Cavestri. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 10 favorevoli, 2 contrari. Sì, 11. No. 11 favorevoli e 2 contrari. Sì, 11 favorevoli e 2 contrari. Sì, sì. Sì, scusa. Punto numero 6, bilancio di previsione 2022-2024, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 167 del 6 ottobre, adottata in via di urgenza con assunzione di potere del Consiglio Comunale. Prego, assessore Frangipane. Grazie presidente, buonasera consigliere, buonasera consiglieri. Allora, la ratifica che sottoponiamo al Consiglio Comunale, che è stata appesa appunto in via di urgenza da parte della Giunta, risiede in una ragione specifica. In particolare, abbiamo dovuto acquisire nel bilancio le risorse, la prima tranche di risorse che perveniva come acconto del 10% per quanto riguardava parte della rigenerazione urbana, perché una parte l'avevamo già portata in bilancio a luglio, e invece il finanziamento poi del 10% per i progetti del PNRR. L'urgenza è strettamente collegata al fatto che bisognava aggiornare i documenti programmatori per dare seguito alle fasi di attuazione dei traguardi intermedi. Voi sapete che il tempo sia per la rigenerazione urbana, ma ancor di più per il PNRR, sono molto compressi, quindi come è arrivato l'acconto abbiamo proceduto ovviamente ad aggiornare i documenti, infatti questa delibera ha anche effetti sui documenti programmatori, ad aggiornare i documenti proprio perché, giusto per ricordarlo, mentre per la rigenerazione urbana la partecipazione al bando richiedeva il requisito che le opere fossero comprese nel piano triennale delle opere pubbliche, per quanto riguarda invece il PNRR si poteva procedere ad aggiornare il piano triennale delle opere pubbliche o al momento del decreto o nel momento in cui perveniva l'acconto del 10%. Questo poi era importante proprio per dare poi seguito a tutte quelle che sono le fasi che poi fissano anche il cronoprogramma. Quindi queste sono le ragioni dell'urgenza, e poi con successiva delibera affronteremo l'aggiornamento del DUP e del piano biennale dei servizi. Grazie. Grazie assessore. Sono interventi.
Prego, consigliere Cavestra. Schiaccia. Schiaccia. Ah, forse devo spegnere. Grazie. Allora, per la dichiarazione di voto, noi su questo punto ci asteniamo. Ovviamente è una delibera che porta i fondi del PNRR, quindi è positiva questa cosa. Ci asteniamo per il fatto che condividiamo meno il criterio d'urgenza, in questo senso abbiamo visto che il Consiglio Comunale è stato convocato dopo 2 mesi del precedente, quindi ci sono stati 2 mesi di tempo per convocarlo questo Consiglio Comunale senza prendersi i poteri del Consiglio a livello di giunta, quindi quando è stata presa questa delibera io penso che magari in pochi giorni si poteva organizzare un Consiglio Comunale deliberare. Comunque l'impianto generale ci vede appunto favorevoli, meno convinti dell'urgenza. Grazie. Grazie consigliere Cavestri. Mettiamo in votazione il punto numero 6, bilancio di previsione 2022-2024, ratifica della deliberazione della giunta comunale adottata in via d'urgenza. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 3 astenuti, 10. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 10 favorevoli. Punto numero 7, bilancio di previsione 2022-2024, variazione di competenza. Assessore Frangipane. Sì. Grazie Presidente. Allora, qui parto un attimo dal TUEL, perché come recita l'articolo 175 del comma 3 del TUEL, ma sarò breve, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro il 30/11 di ciascun anno, fatte salve alcune tipologie specifiche che possono essere deliberate fino al 31/12. La sintesi della delibera si riassume, come al solito, in variazioni correlate in entrata e spesa, quindi variazioni che entrano nel nostro bilancio ma sono vincolate in termini di spesa, e infine variazioni che si compensano all'interno delle nostre direzioni. Guardando nello specifico l'attività, si è caratterizzata attraverso una verifica di tutti i capitoli di entrata e spesa, al fine di completare gli obiettivi assegnati ai dirigenti e responsabili compatibilmente con le risorse a disposizione tempo per tempo. E poi questo tempo per tempo lo sottolineo perché vedremo l'importanza di questo alla fine. Sul lato entrate correnti il saldo risulta positivo per 365.000 euro, quasi 366.000, che possiamo così riassumere. Applichiamo avanzo accantonato per 244.000 euro destinato agli arretrati contrattuali da riconoscere al personale e relativo alle annualità 2019-2021 in seguito al rinnovo del CCNL delle funzioni locali. Il focus sulle principali entrate registra il contributo straordinario dello Stato per copertura spese energia e gas finanziate dal decreto aiuti bis per 153.000 euro. L'integrazione del Fondo sociale per la coesione destinato a famiglie in difficoltà per 20.852 euro, il contributo regionale buona scuola 0-6 anni per 64.000 euro e l'utile riconosciuto all'ente dalla partecipata ASCOM di 20.000 euro. Mentre le variazioni negative evidenziano in particolare la ridefinizione delle quote assegnate dal Fondo Solidarietà Comunale, con una diminuzione di 41.000 euro circa relativa al minor gettito IOPEF. Lo storno al 2023 del contributo regionale di 10.151 euro destinato alla manutenzione del patrimonio naturale, coerente con il progetto Infrastrutture Verdi per il triennio 2022-2024 che
interessa il lato investimenti che vedremo successivamente, che però è strettamente collegato. Quindi questa spesa che era prevista nel 2022 in realtà avrà efficacia dal 2023 proprio in coerenza con il finanziamento che vedremo poi nel lato investimenti. Le altre variazioni si riferiscono a minori entrate da proventi per una diminuita richiesta da parte dell'utenza nel periodo gennaio-giugno di quest'anno di circa 50.000 euro, dovuta principalmente allo strascico degli effetti del Covid. Poi tasse varie e concessioni cimiteriali registrano una rettifica di 42.000 euro rispetto a quanto preventivato in sede di bilancio di previsione, e introiti, la voce introiti e rimborsi diversi registra una minore entrata di circa 50.000 euro in rapporto alle stime collegate ai rimborsi assicurativi. Sul lato spesa corrente, gli effetti delle variazioni sono trasversali un po' a tutti i settori. Per alcune voci di spesa la diminuzione degli stanziamenti è stata coperta con l'assegnazione di entrate statali non previste e correlate ai servizi, qual è il caso dei capitoli dedicati ai minori, agli anziani in RSA, le cui quote sono andate parzialmente coperte dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e quindi hanno di conseguenza liberato le risorse che erano originariamente stanziate, ma anche alle residenze sanitarie per disabili, i cui oneri, commisurati all'indicatore della situazione economica equivalente, sono risultati a carico dell'utente. Invece l'economia della spesa incide nei servizi scolastici con riferimento al superamento delle cosiddette bolle, che ovviamente sono costati meno, essendo decaduto diciamo questa misura, e di conseguenza anche al servizio preposcuola. All'accesso al servizio refezione, che trasversalmente ha un po' toccato tutti, il personale, la scuola e gli anziani, e anche questo in coerenza con la minore entrata da proventi che avevamo visto prima in relazione alla diminuita domanda sempre nel periodo gennaio-giugno, oltre ad una minore richiesta dei servizi dedicati agli anziani a seguito della lunga della pandemia. Infine, si registrano economie di gara per 98.000 euro per il servizio esumazioni ed estumulazioni, che in seguito ad una verifica di congruità del valore stimato a base di gara, lo stesso è risultato rispetto alle previsioni non in linea con gli elementi ricavabili dal contesto economico di riferimento. Ora, analizzando le maggiori spese, al netto delle operazioni correlate e compensative, andiamo a stanziare per consumi di energia 182.000 euro, energia 131.000 euro, che sarebbe il gas, e l'illuminazione per 51.000 euro, con una spesa di ulteriori 30.000 euro circa rispetto al contributo pervenuto dal governo. Ciò evidenzia ancora una volta la difficoltà a governare gli impatti dei costi per consumi energetici sul bilancio. Il capitolo invece del personale ammonta a un importo complessivo di 315.000 euro. È stato destinato agli arretrati stipendiali che scaturivano dal rinnovo contrattuale che, come avevo accennato prima, che andiamo a finanziare con avanzo accantonato negli anni per 244.000. La restante parte invece con risorse derivanti da economie dovute allo slittamento delle assunzioni rispetto alla programmazione del fabbisogno. Infine andiamo a reintegrare il fondo di riserva per 26.000 euro utilizzato tra l'assestamento di luglio e questa variazione. La parte investimenti mostra una variazione che vede nelle principali voci l'applicazione di avanzo destinato per 7.888 euro ed entrate in conto capitale, quindi nuove entrate, per 252.000 euro, di cui 144.000 derivanti da oneri di urbanizzazione. Qui sono tutti permessi di costruire, opere a scomputo e proventi da sanzioni edilizie. Quanto a Regione Lombardia, registriamo la concessione del contributo di 76.000 euro che era collegato a quella manutenzione sulla parte corrente di 10.151 euro che abbiamo spostato al 2023.
Il contributo di 76.000 euro è relativo al triennio al progetto infrastrutture verdi a rilevanza ecologica ed incremento della naturalità ed è erogato per il triennio 2022-2024. È destinato all'area di Via Cavour Balossa e trova la sua correlata voce in spesa, poiché le entrate che sono vincolate ovviamente poi sono anche vincolate nella parte della spesa. Mentre sempre relativo a Regione Lombardia, 30.000 euro sono riferiti al contributo Buona Scuola 06 anni destinato agli arredi delle scuole materne e nido. Al netto delle spese correlate, lo stanziamento di 73.920 euro derivante da oneri di urbanizzazione, quindi una maggiore spesa, è collegato alla realizzazione dell'area boschiva nella zona dietro Cascina Villa, a seguito del trasferimento dell'area dalla città sociale. L'avevamo già visto fine 2021, comunque il progetto, come prevede diciamo, il decreto, deve essere eseguito entro 2 anni dalla firma con la Regione, che è stato stipulato tra la Regione e il Comune, nel quale il soggetto attuatore individuato è stato il Parco Nord. Il capitolo relativo all'arredo urbano vede una maggior spesa di 22.000 euro e ulteriori 61.000 euro destinate al capitolo manutenzione straordinaria strade cittadine, spese sostenute con oneri derivanti da sanzioni edilizie. Mentre la minore spesa di 130.000 euro riferita alla sistemazione esterna della scuola Rodari è stata rinviata sia perché non si è realizzata la fonte di finanziamento prevista, che era monetizzazioni aree standard, ma soprattutto per il fatto che l'area è interessata dalle opere per la realizzazione della nuova palestra. Di conseguenza la spesa sarà riprogrammata in coerenza con la conclusione dei lavori. Infine, l'avanzo di amministrazione destinato di 7.888 euro finanzierà per 3.300 euro l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici comunali e per 4.588 euro l'incremento della spesa per l'acquisto di un nuovo automezzo della Protezione Civile. Anche qui per riepilogare la faccenda, poiché ci sono state 2 variazioni legate a questo acquisto. Rispetto alla variazione approvata in Consiglio Comunale, la numero 26 del 28 aprile, la spesa di 43.750 euro, che è comprensiva dell'aumento, è finanziata, ed era stata finanziata per un finanziamento che era entrato da Regione Lombardia appunto nella variazione di giugno, per il 90% sul costo di aprile da Regione Lombardia, e quindi il finanziamento che perverrà all'ente sarà di 35.245 euro. Il 10% che invece era a carico dell'ente ed era già stato finanziato nella variazione di aprile, più l'aumento che invece finanziamo in questa variazione, restano a carico dell'amministrazione. In conclusione, l'obiettivo della variazione conferma il fatto che questa manovra di bilancio attua un approccio di adattamento coerente con l'attuale congiuntura, mantenendo comunque un atteggiamento prudente e responsabile in modo da poter affrontare le esigenze di bilancio nel suo divenire. Questi gli elementi di analisi a sostegno della delibera che è stata discussa in commissione il 22/11 e che ha acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione. Grazie. Grazie, Assessore. Sono richieste di interventi? Buldo, prego. Sì, è sempre molto difficile intervenire dopo l'assessore, però che insomma ci riempie sempre di dati molto interessanti. Però ecco, per la dichiarazione di voto naturalmente favorevole, volevo evidenziare e sottolineare 2 aspetti che mi sembrano fondamentali. Intanto proprio sottolineare la parte finale dell'intervento dell'assessore, dove dice che questa è una variazione che serve proprio per darci una
come dire, un controllo della situazione in estere. Siamo a fine anno, quindi è giusto che verifichiamo quali sono i capitoli che abbiamo sovrastimato, quelli che abbiamo sottostimato, e magari possiamo anche come dire, apportare delle indicazioni per l'elaborazione del prossimo bilancio. E poi volevo sottolineare invece l'altro aspetto importante, che è il fondi destinati all'adeguamento appunto del contrattuale, gli aumenti contrattuali per il personale, perché questo evidenzia una particolare attenzione di questa amministrazione proprio nei confronti dei propri dipendenti, insomma, quindi un'attenzione che dobbiamo rilevare in modo positivo e che ci trova sempre ben accetti. Quindi, ripeto, voto favorevole e ringraziamo il lavoro degli uffici. Grazie, consigliere Abuldo. Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione il punto numero 7, bilancio di previsione 22-24, variazione di competenza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 3 astenuti, 10 favorevoli. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari, astenuti? 10. Punto numero 8, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legge 267 del 2000. Assessore Frangipane. Grazie Presidente. Allora, qui noi dobbiamo sostanzialmente come Consiglio deliberare la legittimità del debito fuori bilancio, di cui alla lettera E del decreto legislativo 267. Il debito fuori bilancio si riferisce all'area gestione e sviluppo del territorio, in particolare il servizio di amministrazione del patrimonio, catasto ed ecologia, e si riferisce questo debito fuori bilancio all'assistenza legale nei procedimenti di sfratto. Complessivamente questo progetto, o comunque questa azione, è partita nel 2021, dove si è proceduto ad impegnare la spesa per l'avvio delle procedure di sfratto verso 5 condomini o conduttori. Uno ha pagato immediatamente quanto dovuto, bastata diciamo la lettera dell'avvocato, aveva un debito di 9.000 euro, l'ha subito saldato, mentre dei restanti 4 un conduttore ha fatto opposizione e 3 invece non si sono proprio presentati. Comunque anche l'opposizione è stata, diciamo, non è stata favorevole al conduttore, quindi il debito fuori bilancio sostanzialmente si riferisce a cosa? Alla conclusione di questa pratica, complessivamente sono 8.900 euro se non sbaglio, l'importo complessivo, 5.979 euro che si riferisce ai servizi realmente resi sui 3 conduttori che non si sono presentati, più 2.004 invece per la causa, per la conduttrice che aveva fatto la causa di opposizione. Questo è capitato sostanzialmente perché l'avvocato non aveva presentato, come dire, un preventivo di spesa a chiusura delle pratiche. Si è arrivati praticamente a questo periodo, si è chiusa la pratica, il tribunale ha fatto le ultime sue determine, quindi l'avvocato ha presentato la parcella. Ovviamente la prestazione è stata resa, i procedimenti sono stati chiusi, poi adesso ovviamente seguiranno quelle che saranno le procedure definitive di sfratto, e quindi per questo si chiede sostanzialmente al Consiglio Comunale di approvare la legittimità del debito fuori bilancio, che ha avuto anche il parere favorevole dell'organo di revisione. Grazie, grazie Assessore. Ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto numero 8, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legge 267 del 2000. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 11 favorevoli, 2 astenuti.
L'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari, astenuti? 11 favorevoli, astenuti. Punto numero 9, regolamento per il pagamento rateale del contributo di costruzione, modifica ed integrazione. La parola all'assessore Zucchelli. Vai, vai. Pronti via. Allora, l'attuale... Cioè, sì, forse il cellulare. Appunto all'ordine del giorno riguarda il regolamento per il pagamento rateale dei contributi di costi di costruzione. Come ben sapete, al rilascio del permesso di costruire viene prevista il versamento di un contributo che è pari al 40% di quello che è l'importo complessivo previsto. Però quello che accade nei mesi finali di esercizio del bilancio corrente, che il contributo che viene rilasciato per i titoli appunto edilizi onerosi, determina l'impossibilità nei tempi così come sono ristretti di poterlo effettivamente impegnare, per cui il contributo di fatto per il costo di costruzione finisce in avanzo d'amministrazione, per cui quindi passano mesi preziosi per poter disporre del contributo stesso. Allora, con questo regolamento si va a sanare o comunque a prevedere per importi particolarmente significativi, così come di fatto siamo in procinto di poter rilasciare dei permessi che sono di valori particolarmente elevati. Quindi con una modalità così come viene indicata, quindi viene effettuato il 10% dell'importo, dopodiché c'è la possibilità comunque di rinviare almeno di 30 giorni, previo comunque l'indicizzazione, comunque con anche gli oneri previsti per quello che riguarda gli interessi della rata stessa, che verrà poi prevista il mese successivo con tanto di fideiussioni. Quindi questo è diciamo una necessità legata a un uso diciamo intelligente di quello che sono, stando alle tristezze appunto che il bilancio stesso pone, quindi tu versi a dicembre, se non spendi i soldi a dicembre finiscono poi a essere utilizzati di fatto a maggio piuttosto che a giugno. Grazie. Grazie assessore Zucchelli. Ci sono richieste di intervento, mettiamo in votazione il punto numero 9, regolamento per il pagamento rateale del contributo di costruzione, modifiche di integrazione. Chi è favorevole? Unanimità. E immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Grazie. Punto numero 10. Aggiornamento del DUP 2022-2024 nella sezione programma triennale opere pubbliche 2022-2024 e programma biennale acquisti, servizi e forniture 2022-2023. La parola all'assessore Frangipane. Grazie Presidente. Allora, questa delibera è collegata alla variazione in via di urgenza che ho trattato prima. Sostanzialmente viene aggiornato il documento unico di programmazione nella parte del programma triennale delle opere, inserendo i fondi del PNRR per la realizzazione della nuova mensa della scuola primaria di Via Brudolini con il cronoprogramma di realizzazione, i fondi PNR invece realizzato all'asilo nido Prato Fiorito, e anche questo ovviamente nel piano triennale delle opere pubbliche viene messo il cronoprogramma di realizzazione. Tengo a precisare che i fondi del PNRR per quanto riguarda la realizzazione della mensa della scuola primaria sono arrivati diciamo ad agosto, mentre la realizzazione del nuovo asilo nido praticamente ad ottobre. E volevo anche precisare un'altra cosa. Se noi non avessimo preso quella delibera in via di urgenza, scusa se faccio questa replica, ma non solo per condividere un attimo la tempistica. Noi tutti sappiamo che il PNRR è una tempistica urgentissima.
Noi abbiamo approvato la variazione urgente nei primi di ottobre. Ora che convocavamo la commissione, che facevamo i tempi, no, per convocare la commissione, poi i tempi per convocare il consiglio comunale, la delibera sarebbe diventata efficace solo ed esclusivamente dopo il consiglio comunale, quindi si sarebbe perso già un mese. Per questo, diciamo, mi scuso perché prima non ho fatto questa riflessione, per questo era importante, ecco. Perché un mese con i tempi ristretti del PNRR è veramente tanto, è veramente tanto. Comunque, per concludere, diciamo, l'aggiornamento dei documenti programmatori si inseriscono le due opere legate al PNRR e in più invece per quanto riguarda il piano biennale degli acquisti e forniture si inseriscono sostanzialmente i servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza legato ai tre progetti che devono essere completati, che sono anche qui la nuova mensa di via Brodolini, il nuovo asilo nido e la riqualificazione della strada di via Repubblica, via Vittorio Veneto. Ecco. Queste tre sono all'interno del QTE, però vengono comunque esplicitate, devono essere anche esplicitate nel biennale degli acquisti. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto numero 10, aggiornamento DUP 2022-2024, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 10 favorevoli e 3 astenuti. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 10 favorevoli e astenuti. Punto numero 11, presa d'atto del Consiglio Comunale del 20 settembre 2022. Punto numero 12, presa d'atto del verbale del Consiglio Comunale del 28 settembre 2022. Sono le ore 23.03. No, scusa. Solo una cosa tecnica sulla presa d'atto del consiglio del 28, dal momento che il gruppo Lega non c'era nessuno, qui andiamo a votazione oppure cioè su quelle prese d'atto delle trascrizioni dei consigli andiamo a votazione o è semplicemente un aspetto formale? Basta, mi spiego. Dal momento che non eravamo presenti, da presa d'atto è ok, non è soggetto a votazione. Perfetto, grazie Capestri. Sono le 22.04, 23.04, chiudiamo i lavori del Consiglio Comunale e vi auguro buonanotte. Dovremmo farne una prima di Natale.